proprio alla fine, tutta oggi che ci laureiamo, e ringraziamo anche Lorenzo Lotto, che è stato qui con noi. Sarà colpa di Wall Street. Sicuramente, sempre colpa di Wall Street, sempre colpa di Wall Street. Certo. Mark, Guarani, come stai? Ciao, come stai? Sergio, se non è colpa di Wall Street, è colpa dell'aggiuntamento, è colpa del governo spagnolo, no, è colpa di tutti, meno della giunta direttiva. È buffo anche dare sempre la colpa a qualcun altro. Certo. Allora, quindi c'è la pandemia, e però 120 milioni per Griezmann, 50 milioni per Gomez, i soldi per Dembélé, per Coutinho, eccetera, lì però la colpa non è della pandemia, no. La colpa è del sindaco di Barcellona, che ha ritardato i lavori. Ma sicuramente c'è stato un problema, però non è che si passa da 400 a 800 milioni di euro, che è il doppio. Queste cose, caro Mark, in Italia funzionano molto, nello Stato italiano. Para costruire una carretera in Italia, il prezzo empieza con 100 e termina con 1 milione di euro. È così. Mi pare che le spai parsa è come hace la politica italiana. E eso non gusta allo italiano, se non gusta, credo, allo sculers. Eso también pasa aquí, con las autopistas y las carreteras, si no sabes cómo, se encarecen y, bueno, no es una cosa solo de Italia. Y bueno, lo del Spy Barça, estoy escuchando, realmente, Goldman Sachs es un peligro muy grande. Es un gran peligro. La bomba de tiempo. Si no llegamos a los 50 millones al año durante 25 años, pueden enviar a un controller, ¿no?, a decir cómo tenemos que gestionar nuestro dinero, ¿no?, con el peligro que eso conlleva. Sin embargo, no sé si sabéis lo del aumento de 600 a 800 millones. No sé si sabéis cómo ha sido. Sí, vale, sí, lo hemos explicado. Lo hemos explicado anteriormente. En todos los particulares. La cosa increíble es poder pensar que nosotros con el Spy Barça vamos a ingresar 150 millones de euros al año. Pero si vamos a ingresar 100, siempre Goldman Sachs va a cobrar, ¿no? Sí, 50. Si vamos a ingresar 51, y ellos van a cobrar 50. 50. Si vamos a cobrar 49, van a cobrar 45. 45. Porque ayer Jordi Mott lo explicó muy bien en una radio, que no estoy aquí haciendo promoción de la radio catalana donde lo explico, y el periodista le preguntó: si vamos a cobrar 49, ¿qué pasa? Que Goldman Sachs se va a ingresar 45, y nosotros 4. Y si vamos si son menor de 45, y Jordi Mos no ha contestado. No contestó. Así creo que entra un problema. El problema es que si yo voy comprando un piso, y el día siguiente no tengo el trabajo y no puedo pagar, ¿qué hace? Que el banco, ¿no?, se queda con el piso. Así que va, ¿no? Tenemos el riesgo de que Goldman Sachs se va a sacar el cano, el palo blaugrana y no sé qué. Y en Italia es así. Después lo vamos a explicar con Giovanni Cardarello. Buonanotte, Albert Parera. Ciao, Albert. Allora, io direi che possiamo partire in questa prima parte della tertulia con l'atto ovviamente istituzionale. Mark, siamo arrivati, abbiamo superato la quota delle 16.521 papeletas firme, siamo arrivati a 1.860. Questa è una grande vittoria democratica e popolare da parte di noi soci del Barça. Adesso che cosa succederà? Voteremo il referendum? La Generalitat darà l'autorizzazione per votare? L'autorità sanitaria dirà che possiamo votare? O Bartomeu e la sua giunta si dimetteranno prima?
Bueno, lo último que sabemos es que la Generalitat va a decir que sí, que se puede votar. No hay ningún impedimento, siempre que sea un sitio grande, ventilado, ¿no? Y bueno, y si se puede votar en más sitios y durante 2 días, pues mucho mejor. Pero parece ser, las últimas informaciones, es que el problema de la Generalitat no existe si la pandemia no se acelera mucho por aquí, que esperemos que no sea el caso, ¿no? Luego, lo de la dimisión o no, pues es la gran duda. Las informaciones que dicen es que no, porque él considera que ha votado un 20% de los socios con derecho a voto, pero que falta el otro 80% y que la gente igual va a votar para que siga. Y harán su política del miedo, de que claro, que el dinero de, o sea, las pérdidas de este ejercicio pasan al siguiente presidente, que esto está muy mal, que no sé qué. Bueno, parece ser, también por las informaciones periodísticas, que tampoco dimitiría, pero Bartomeu no está solo, ni Bartomeu, ni Cardoné, ni... Y bueno, hay 14 directivos y algún directivo no estaría dispuesto a seguir. Y la gran esperanza es que estos directivos secundarios pues digan, mira, yo ya tengo suficiente pues de problemas y quiero dimitir. Como la Junta quedaría en minoría, porque el mínimo son 14 miembros, y en estos momentos hay 14 miembros, pues podría ser que por este motivo Bartomeu abandonara. Pero, bueno, es una incógnita porque sí que es verdad que Bartomeu tiene una capacidad de aguantar reveses impresionante y parece inmune a todo, ¿no? Pero bueno, lo que hemos hecho es histórico, yo creo que tiene un peso muy importante. Y si tenemos que ir a votar, pues iremos a votar, ¿no? Lo malo es lo de siempre, que no hay soluciones para los socios que están lejos, ¿no? Entonces, eso es el gran impedimento que hay, pero bueno, yo creo que la masa social del Barcelona, que sí que tiene fácil votar, pues lo tiene muy claro y todos los socios italianos estarían representados por los que sí que podremos ir a votar, ¿no? Aunque también sois bienvenidos, ¿eh? Si es una excusa para poder vernos y hacernos un abrazo, un golpe de codo, lo que sea, pues mira, también estará bien. Beh, sí, Marco, insomma, ha spiegato benissimo che la situazione è che noi rischiamo noi andiamo a votare, ecco, già l'ha detto lui, l'autorità sanitaria catalana già hanno detto che se il protocollo sanitario che dovrà presentare il Barça sarà un protocollo sanitario che avrà le condizioni che chiede la Generalitat, si potrà votare. Bartomeu non si dimetterà, io penso che non si dimetterà, andremo a votare. Giustamente Marc dice il grande impedimento è per chi vive fuori Catalogna poter venire a votare. Certo. Questo sarà un problema per i soci dello Stato spagnolo, ma sarà un problema anche per noi soci dell'Europa occidentale, dell'Europa in generale, ma di tutto il mondo. Dico anche dei soci occidentali, Sergio, perché noi con facilità prima di questa pandemia riuscivamo ad andare a Barcellona, quasi molto, molto, molto più semplice che andare in una città vicina a noi. Io penso che per te sarebbe stato più semplice andare a Barcellona che a Zurigo o Ginevra, e per me spendevo prima andare a Barcellona che a Firenze, per esempio. Esattamente, per noi è più facile quasi quasi viaggiare a Barcellona, nel mio caso da Malpensa, ma con questa pandemia si sa benissimo la problematica esiste, e soprattutto per la Svizzera, la Spagna, la Spagna completa, cioè anche le Baleari e le Canarie, è zona rossa, quindi diventa praticamente impossibile viaggiare, perché al ritorno ci sarebbe la quarantena non pagata dal datore di lavoro, giustamente. È un bel problema, l'avevo già citata nelle precedenti puntate della radio. Questa pandemia è un fastidio tremendo. Vedere gli stadi vuoti. Questo weekend ci sarà anche le finali della Champions di futsal al Palau Blaugrana, e vederlo sicuramente vuoto, per quello che si potrà vedere, è sempre una grande tristezza.
A riguardo della votazione, penso che i soci abbiano stravinto. Penso che Bartomeu si deve fare questo esame di coscienza e capisco che non lo faccia, perché sennò sarebbe nei pasticci finanziariamente per l'eternità, però deve farsi un'idea che lui ha finito col Barça, col Football Club Barcellona. Ma, Albert, invece la tua opinione su questo, e pensi, che cosa pensi? Si dimetterà, non si dimetterà Bartomeu, si dimetterà solo lui, solo la giunta solo lui oppure tutta la giunta direttiva, o andremo a votare? E secondo te voteremo, i soci catalani potranno votare o ci saranno qualche impedimento dovuti alla pandemia? Sì, secondo me, come diceva un po' Mark, per tutto quello che si legge nella stampa, fa pensare che Bartomeu, almeno lui, non dimetterà. Dopo ci sono dubbi di altra gente nella giunta, come per esempio è successo nel caso di Laporta, che lui non ha dimesso, ma qualche gente della dirigenza sì, nella mozione di censura. E tutto fa pensare che no. E io ti devo dire qualche cosa, io penso di no. Certamente Bartomeu forse non ha dimostrato grandissime qualità, almeno una sì, la resistenza è essere un po' fuori dal dibattito quando l'opinione pubblica dice una cosa, è come che lui non fa parte da questo mondo, o almeno che non è a Catalogna, perché io penso che Bartomeu da tempo fa, lui sa che il barcellonismo la maggioranza non è con lui né con la sua dirigenza, e che sono molto contrario alla sua gestione. Adesso in più, però prima dell'estate, anche forse prima della sconfitta contro il Bayern Monaco, la gente non c'era, e penso che lui lo sapeva, ripeto, da anni fa. Allora, se non l'ha fatto prima, perché lo deve fare adesso? Adesso già c'è, ha fatto una storica per il Barça, che è una mozione di censura contro di lui. Lui già è, diciamo, nella storia un po' nera questo, quindi adesso arrivare al referendum, penso io che lui almeno lo farà fino alla fine, no? E dopo il risultato, penso che lui sa che sarà molto difficile, perché muovere un'opinione pubblica, quando uno è contrario, può cambiare una cosa, si muove, va a votare, va a firmare, però andare a difendere deve essere molto convinto che sei d'accordo con Bartomeu per andare, non lo so, da Barcellona stesso ti dà andare a votare per Bartomeu. Devi essere molto pro Bartomeu, e penso che adesso ci sono tantissime gente contraria, molti neutrali, ma molti pochi a favore da Bartomeu la licenza, quindi non andranno, penso io, molti gente a votare. E dopo io voglio andare a votare. Io penso che si può, è una cosa di volontà, se si può fare si può. Adesso Marlo diceva, si può fare in un spazio aperto. Sono sicuro delle alternative, si deve fare un'altra volta una dimostrazione di democrazia del Barça, di che qua il socio è chi governa, non è un gruppo di persone, quindi è una dimostrazione in più, e io voglio vedere Bartomeu, questa dirigenza, andandosi via con una decisione democratica, e no per il suo, diciamo, per il suo azione di dimettere. No, io li voglio via una votazione, come il Barça deve essere sempre, facendo queste decisioni, che è votando. Bene, sono d'accordo con Alberto. Dobbiamo andare a votare. Mark, secondo te se si andrà a votare in questo momento la piattaforma della Mosio è molto motivata, no? Entusiasta. I soci che potranno votare no, invece, secondo te andranno a votare per salvare Bartomeu o rimarranno nelle proprie case? La gente motivata è la che ha ido a firmar, o ha hecho todo lo posible por firmar, come todos vosotros, y la gente que pro Bartomeu es que está escondida, pero no tiene otra opción, ¿no? Me sorprendería mucho que fueran a votar. Y todo pasa por la participación. O sea, la única esperanza de Bartomeu es que la gente
che ha firmato.